Ciao a tutti amori miei e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta piccoletta piena d'amore, come sta? Bene, bravissimo. Oggi prima di tutto, perché dato che ho una memoria che fa veramente pessima, voglio salutare Luca Donato e Cristian Massaro, perché mi hanno detto mi saluti al prossimo video, io ho detto no, e quindi oggi vi saluto per farvi un dispetto. Ciao, grazie perché mi seguite e siete gentilissimi. Oggi ho la richiesta di Diego Benigna, mi fai le uova alla scozzese? E io ho detto no. Oggi uova alla scozzese, le Scotch Eggs, buonissime, fantastichissime, super buoninissime. Per le materie prime, ovviamente, bisognerebbe stare in Scozia, perché lo Scotch Eggs si fa con la salsiccia, quella salsiccia particolare che si trova solo in Scozia. Potete trovarle in qualche supermercato international se si trova in Italia, non lo so. Però comunque noi potremmo utilizzare la nostra salsiccia, la condiamo con timo, rosmarino, aglio, a nostro piacimento. Andate dal macellaio e gli dite mi fai la salsiccia come dico io e poi il procedimento lo vedrete adesso. Allora, per le Scotch Eggs avremo bisogno di due uova da fare sode e altre due uova che ci serviranno per l'impanatura. Due salsicce, come vi dicevo, a proprio piacimento, del pane grattugiato, della farina, dell'olio di semi per la frittura. Allora, so che molti di voi non hanno bisogno di un tutorial per fare le uova sode, ma molti ne hanno bisogno. Quindi si parte da acqua bollente o acqua fredda? Vediamo. Bollente, no, sono deficiente, mi è tordito. Dall'acqua fredda accendiamo il nostro fournelat. Dal momento in cui inizia a bollire l'acqua, facciamo passare 6-7 minuti perché l'uovo non ci serve completamente sodo duro. Se lo volete sodo duro, 9 minuti, altrimenti 6 minuti sono sufficienti per questa ricetta. Allora, come prima cosa andiamo a sbudellation le nostre salsicce. Io le ho fatte neutre, diciamo, ci ho messo soltanto una puntina d'aglio, io ho fatto mezze. Poi le andrò a condire un po' a modo mio. Il sale già c'è, però metterò un po' di pepe, che mi piacciono un po' piccantine. Andrò a mettere un po' di rosmarino, poi un po' di timo, che a me piace tantissimo. Nella ricetta originale ci andrebbe anche un po' di black pudding, però non si può trovare ovunque, diciamo una specie di sanguinaccio alla scozzese. Poi una puntina di mostarda, mostarda quella a grani, buonissima, una puntina, e poi andiamo a mescolare il tutto. Quando avete finito di mescolare tutti quanti i sapori e sentirete un odore della Madonna, lasciatelo così riposare e attendete le uova. Con calma! Allora, 6-7 minuti passati, adesso subito acqua fredda per bloccare la cottura. Allora, eccoci qui. Ci siamo, abbiamo tutti gli elementi. Qui l'uovo metto un po' di pepe e un po' di sale. Mi raccomando, altrimenti verrà un po' sciapetto. Però la salsiccia già è saporita di suo, quindi non ci serve nient'altro. Prendiamo la metà del nostro impasto, quindi all'incirca una salsiccia, la spalmiamo così sul nostro palmo. Vi do un consiglio: o mettete un po' di olio sulle mani o ve le bagnate con un po' di acqua, che magari è più economico. Vabbè, ma tanto serve qualche goccetta, niente di più. Così lo spalmate così. Mettete l'uovo sodo in mezzo e piano piano, con molta delicatezza, lo andate a chiudere. Eccolo qui. Questa è un'operazione che va fatta molto delicatamente, altrimenti rischiate di rompere tutto l'uovo. E allora non c'è più l'uovo alla scozzese, ma c'è l'uovo strapazzato. Quindi, una volta chiuso così nella carne della salsiccia, lo passiamo nella farina. Anche nell'uovo un bel giro deve fare, eh? Mi raccomando, bello impasticciato. Oh, che bello, che bello. E poi, ultimo passaggio, pane grattugiato, mettetene tanto, tanto, come stesse facendo una palla di sabbia, no? Vi ricordate da bambini? Si andava sulla riva e si facevano le palle di sabbia bagnate perché facevano più male quando le tiravi, no? Se bastardi. Quindi mettete e tamponate, mettete e tamponate. Finito questo passaggio qui, lo
lo metteremo un po' nel congelatore, mi raccomando, coperto con la pellicola, praticamente deve venire una palla così, coperto con la pellicola, diciamo 5 minuti nel congelatore che diventa più duretto e quindi si può friggere con più facilità, e poi a 160 gradi si può friggere con più facilità e poi vi farò vedere il risultato finale. Allora, come avete visto, anche questo è un piatto tradizionale, non della cucina italiana ovviamente, ma della cucina scozzese, è veramente tradizionale. Infatti in pochi conoscono questa ricetta e sono rimasto un po' sbalordito quando mi hanno detto: mi fai le uova alla scozzese? Ho detto: oh, è una richiesta un po' strana, perché di solito chiedono l'angus scozzese, il salmone alla scozzese, l'haggis, come si fa l'haggis, haggis nip and tatties, le cose un po' più popolari, un po' più, diciamo, turistiche, no? Questo qui è meno famoso di tutti i piatti tradizionali scozzesi, però è molto molto buono. È, diciamo, un cugino alla lontana, un cugino dalla Scozia, un cugino scozzese dei nostri arancini o supplì. Sapore completamente differente, ma ugualmente buono, veramente buono. Io ve lo consiglio. Ci vuole un po' più di manualità, un po' più di esperienza per chiudere l'uovo senza romperlo, perché la carne della salsiccia è a pezzettoni e tende un po' a sfaldarsi. Vi posso dare un consiglio di aggiungere un po' di carne macinata di maiale, però perdete in sapore. Magari se avete un po' più di confidenza col macellaio, gli chiedete: mi fai una salsiccia con la carne rimacinata più finemente? E così andate sicuri. Allora, eccoci qui, ci siamo. Mettiamo a 160-170 gradi a friggere il nostro primo uovo. Eccolo qui, delicatamente, in abbondante olio, poi lo giriamo sempre delicatamente. Quando sarà dorato lo mettiamo in carta assorbente. Eccolo qua, il primo uovo è pronto. Eccoli qui. Adesso questi li faremo un po' raffreddare perché vanno mangiati comunque freddi, tiepidi al massimo, e poi li andremo a tagliare e li degusteremo. Allora, eccoci qui, ci siamo, andiamo a tagliare. Adesso è tiepido, eh? Andiamo a tagliare il nostro scotch egg, ed eccolo qui. Questo è lo scotch egg di Simone. Mamma mia, senti l'odore, come l'ho aperto è salito un odore della Madonna, e questo è veramente ottimo, una cosa così semplice ma buonissima. Fasi fasi, ricco ricco. Facile, facile, buono, buono, mamma mia, provatelo, provatelo davvero come l'ho fatto io e avrete un antipastino, un brunch, una merenda molto sfiziosa per tutti quanti, piacerà davvero a tutti. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, condividete le mie ricette e ringrazio davvero tutti quelli che mi seguono perché, nonostante che se ne dica, per me sono tanti. Un bacione!